C'è tutte nuove ipotesi della quantistica, il futuro può influenzare il presente. Ci sono alcune interessanti scoperte fatte da fisici quantistici, o perlomeno ipotesi, di un gruppo di fisici che potremmo definire eretico, però che sta facendo delle scoperte molto interessanti sul tempo, e, con esperimenti fatti ovviamente sulle particelle subatomiche. Pare che alcuni eventi possano provenire dal futuro, quindi invertendo la linea del tempo entropica, quella che è dal passato, quello che è passato verso un futuro, per influenzare e modificare il presente. E questo viene spiegato addirittura ci sono alcuni interessanti esperimenti fatti con le doppie fenditure, quindi gli elettroni che attraverso queste doppie fenditure possono manifestarsi o come, diciamo, onde elettromagnetiche, ma nel momento in cui un osservatore li osserva, si manifestano come delle particelle. Questo cosa significa? Che se si manifestano con onde elettromagnetiche, danno luogo a fenomeni di interferenza su una lastra fotografica posta dopo le doppie fenditure, altrimenti no, sono come delle palline che entrano attraverso due fenditure e vanno a colpire precisamente il luogo oltre la fenditura, non danno luogo a fenomeni di interferenza come fossero delle onde. Ecco, la cosa interessante è che la modifica avviene anche se la particella ha già attraversato la fenditura. Cioè, se la particella attraversa la fenditura e dopo che la particella ha attraversato la fenditura interviene un osservatore, questa cambia, come se diciamo tornasse indietro e rifacesse la stessa cosa. Questo è spiegabile come se le particelle in realtà avessero un'informazione provenendo dal futuro e quindi sapessero che dopo il passaggio c'è un osservatore. Ecco, questa è una cosa interessante, che stravolge completamente il concetto di tempo e andrebbe a certificare che l'universo, inteso come presente, passato, futuro, quindi come spazio-tempo, è già tutto pieno. E già, come dire, gli eventi futuri, esiste una vita futura, esistono degli esseri che dire in questo istante non ha senso, però dovremmo definire il tempo come un eterno presente. Se viviamo il tempo come un territorio, allora il futuro è semplicemente un altro territorio, come dire, diciamo, utilizzando la metafora dello spazio, perché è l'unico modo che possiamo utilizzare in modo proficuo per capire, come dire, io sono qui e sta un'altra persona a Milano, entrambi viviamo contemporaneamente. Se, che ne so, la Liguria è il passato e la Lombardia è il futuro, per fare un esempio, partendo da nord a sud, è il presente, la Liguria è il presente, la Lombardia è il futuro. Ecco che chi vive in Lombardia in realtà vive nel futuro rispetto a me. E questo sembra strano, però, e quindi chi vive in Lombardia può venire in Liguria, venire nel passato per modificare delle cose della Liguria, del territorio della Liguria, ad esempio costruire una casa, perché prima non c'era. Questo è semplicemente per cercare di far capire questo concetto che altrimenti è molto difficile da capire. Quindi gli stessi, diciamo, UFO potrebbero extraterrestri, più che extraterrestri potrebbero essere extratemporali, cioè potremmo dire, e questo ne parla anche l'esoterismo, ne parlano anche i testi vedici, che esistono imperi temporali, cioè che anziché muoversi nello spazio si muovono nel tempo. E quindi il presente può essere costantemente modificato da esseri, eventi provenienti dal futuro. È ovvio che noi interpretiamo il tempo come una linea, ma se noi lo interpretiamo come un territorio, si eliminano completamente tutti i paradossi. Oppure possiamo, diciamo, interpretarlo come una serie di linee che si incrociano, ma infinite. E quindi è possibile modificare il presente per andare a percepire un futuro diverso. E questo va a spiegare anche bene il funzionamento della legge dell'attrazione. Io posso nel mio presente modificare il mio futuro, ma posso modificare il mio futuro perché in realtà vado a richiamare qualcosa che nel futuro c'è già. Cioè,
Cioè il mio futuro ha tutte le possibilità esistenti e io posso andare a sperimentare una. Ecco, questi concetti capisco che sono abbastanza difficili da introiettare, io sto cercando di cimentarmi con queste nuove scoperte, sono veramente, veramente molto interessanti. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, iscrivetevi al canale perché potete vincere delle sessioni gratuite di coaching emozionale con me. Ciao!